Mister Carlo De Riu, salito in corsa in questa avventura castiata, esordio con sconfitta al Bosa, c'è tanto ancora da lavorare, squadra incompleta, vi manca qualche giocatore e nella gara avete fatto quello che si poteva fare. E siete andati in svantaggio, è stata un'occasione molto nitida con Usai, lì sarebbe stato l'1-1 e forse avreste, come dire, reso più equilibrata la gara. Poi dopo nella ripresa il Bosa anche atleticamente stava meglio, ha preso il largo, è finita 3-0. Indubbiamente potevamo pareggiare la partita con Usai e magari moralmente avrebbe aiutato un pochettino tutto. È normale che una squadra sta segnando poco, ultimamente segnano quasi niente, quindi diciamo che ci sono dei problemi da risolvere immediatamente e lavorare sul gruppo. Innanzitutto dico la prima premessa che faccio è che è un ottimo gruppo, quindi si può lavorare e sono ragazzi volenterosi. Dobbiamo praticamente recuperare gli assenti che sono fondamentali per noi, perché sono dei ragazzi molto importanti. Ricordiamo, Brondani in difesa, Acosta a centrocampo e Perez davanti. Sì, poi abbiamo preso anche Oliveira, che adesso non c'era oggi perché è squalificato, quindi domenica prossima ci sarà. Ci saranno probabilmente altri due innesti. La società sta trattando con altri due praticamente giocatori, perché in modo da dare più equilibrio a tutti i reparti. Ecco, non è semplice, perché salire in corsa è una squadra che si sta completando, però l'importante è che almeno l'obiettivo del Castiata è non far sparire la società, perché c'è stato anche quel rischio. Indubbiamente, lo sappiamo tutti, almeno da giornali l'ho letto tutto, però... Diciamo che la cosa più importante ormai è tenere anche la categoria, cioè cerchiamo di tenere, salvare salvabile. Praticamente riusciamo, diciamo che sì, la classifica è un po' latitante, che sono 16 punti, sono troppo pochi, perché 4 sono stati persi praticamente per ovvi motivi. Però diciamo che secondo me una volta che riassestiamo un po' tutto, potremo riprendere tutti questi punti, almeno che ci permettono di salvarci. Non aiuta il fatto che per il Castiata si susseguono gli impegni quasi ogni 3 giorni? Sì. Andate a Ossi domenica, incontrate lo Sesa mercoledì prossimo in Coppa Italia. È impossibile anche provare qualcosa, io sono arrivato ieri sera. Tra l'altro, come è arrivato un altro giocatore ieri sera, un altro avanti ieri, cioè è praticamente una stazione dove i treni arrivano e ripartono, non si capisce niente. A quel punto abbiamo ecco perché il problema è proprio l'assetto, però cerchiamo di fare il massimo con quello che c'è. Ho messo secondo il tempo, come avete visto voi, ho fatto un po' sperimentale per vedere un pochettino chi come quando. Almeno ormai la partita l'ha compromessa, quindi bene o male vedi un pochettino che cosa e cosa non possono fare certi giocatori. Un peccato più che altro che queste gare iniziali siano con degli scontri diretti, perché sono punti che valgono doppio. Purtroppo sì, anche se poi ho visto che ci sono altri, tra due domeniche ci dovrebbe essere il Porto Rotondo, dopo quelle, lì dovremmo fare per forza punti, dobbiamo essere bravi a regalarci dei punti. E poi ho visto anche altri sconti più avanti, però la squadra una volta che l'assetti e praticamente recuperi tutti, diciamo che possiamo dire qualcosa di in più almeno. Almeno l'obiettivo minimo è perlomeno cercare di non di sganciare gli ultimi 3 posti, almeno il playout. L'obiettivo è quello, esatto, arrivare praticamente, se oggi finiva così la classifica, bene o male uno poteva dire anche gioire, però non bisogna guardare troppo dietro, bisogna guardare avanti. Anche perché poi ti trovi dietro senza, quando meno te lo aspetti. Quindi dobbiamo guardare sempre più avanti. Mister, cosa l'ha spinto ad accettare Castiades? Ma diciamo che è stata una scommessa. È tutto lì. E quindi una scommessa un po' particolare. E poi vediamo un pochettino. Possiamo anche provarci. Per cimentarsi anche in questa categoria? Sì, no? Anche quello è vero. Anche se diciamo che è una categoria che non mi spaventa. Però dico, anche perché ho visto... Si può fare tanto, non è una cosa, però diciamo che è un'esperienza un po' per tutti, soprattutto la cosa che dovremmo fare praticamente è proprio il gruppo, e io intendo lavorare su questo gruppo e convincere, è proprio sulla testa. Certo. E soprattutto sulla testa, perché i ragazzi sono usciti un po' sconsolati, sì, è vero che sono usciti un po' sconsolati, però è vero anche che secondo me io penso che da domani lasciano tutto alle spalle, stanotte stesso, domani si rincomincia, diciamo. Di pacco in pacco, no? Certo. Ogni partita ha la sua. Lo sapevamo già, l'impatto era questo. Certo. Poteva essere così, è normale, queste 3 partite così veloci sono un po' così. Mister, un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Grazie.